Arco di Costantino. Storia. L'arco fu dedicato dal Senato alla commemorazione della vittoria di Costantino I contro Masenzio nella battaglia di Ponte Milvio, 28 ottobre del 312. La collocazione tra il Palatino e il Celio, uno dei tre archi trionfali sopravvissuti a Roma, in via dei Fori Imperiali. Le altre due sono l'arco di Tito, 81-90 circa, e l'arco di Settimio Severo, 202-203. Essendo stato ignorato dalle fonti letterarie antiche e le informazioni che si conoscono derivano in gran parte dalla lunga iscrizione di dedica, ripetuta su ciascuna faccia principale dell'attico. All'epoca della costruzione dell'arco, Costantino non aveva ancora ufficializzato la simpatia verso il cristianesimo, nonostante la tradizione dell'apparizione della croce durante la battaglia di Ponte Milvio, l'imperatore che aveva dato libertà di culto alle popolazioni dell'impero romano nel 313. Partecipò solo nel 325 al concilio di Nicea. Nonostante la discussa frase «Instictu divinitatis» per ispirazione divina, sulle iscrizioni è verosimile che all'epoca Costantino mantenesse perlomeno una certa equidistanza tra le regioni, anche per ragioni di interesse politico. Tra i rilievi dell'arco sono infatti presenti scene di sacrificio e diverse divinità pagane, i tondi adriani, e busti di divinità sono presenti anche nei passaggi letterari, mentre altre divinità pagane erano raffigurate sulle chiavi dell'arco. Nel 1530 Lorenzino de' Medici venne cacciato da Roma per aver tagliato per divertimento le teste sui rilievi dell'arco, che vennero in parte reintegrate nel XVIII secolo. Nel 1960, durante i giochi della 17ª Olimpiade di Roma, l'arco di Costantino fu lo spettacolare traguardo della leggendaria maratona vinta a piedi scalzi dall'Etiope Abebe Bikila.